Ciao a tutti, bentornati ad InPaint, buon inizio di settimana. Vi ricordiamo che potete seguirci come sempre su Per Sempre News e Per Sempre Napoli. Passiamo subito a parlare di basket giocato. I risultati della 15ª giornata di Lega Basket A sono i seguenti. Non si sono giocate infatti né Brindisi Napoli, né Brescia Pesaro, né Treviso Trieste. Si sono giocate quindi solo 5 su 8 partite previste per la 15ª giornata. Dolomiti Energia Trentino, Umana Reyer Venezia 81-94, Vanoli Basket Cremona, Banco Sardegna Sassari 89-90, Armani Exchange Milano, Bertram Tortona 72-60, Una Hotels Reggio Emilia, Virtus Segafredo Bologna 81-90, Fortitudo Chigiri Bologna, Open Job Metis Varese Sfida Salvezza 101-94. Andiamo a vedere la classifica e parliamo anche di Final 8 di Coppa Italia. Infatti, domina ed è già qualificata l'Armani Exchange Milano, 26 punti, 13 vittorie ed una sconfitta. A ruota, 4 punti di distacco, c'è la Virtus Segafredo Bologna. Entrambe sono sicure del posto. Dovrebbe esserlo anche la Dolomiti Energia Trentino, 16 punti, 4 punti di vantaggio a 2 partite da giocare sulla nona posizione. Invece, quarto posto con sole 12 partite giocate, sapete ormai la situazione Covid, c'è l'Allianz Pallacanestro Trieste. Chiudono la zona playoff e la zona qualificazione alle Final Eight Gemi Napoli, Happy Casa Brindisi, Bertram Tortona ed Umana Reyer Venezia. Nella seconda metà di classifica abbiamo Germani Brescia, Nutribullet Treviso Basket, Uno Hotels Reggio Emilia quota 12, mentre le altre erano a 14. 10 punti invece per Banco Sardegna Sassari e Carpegna Prosciutto Pesaro, 8 punti per Vanoli Cremona e Fortitudo Chigiri Bologna, chiude l'Open Job Metis Varese a soli 6 punti. Da riparlare, perché in questo momento Sassari può dire addio alle speranze di Final Eight. Tutti gli scontri diretti, meno quello con Venezia, sono persi, tuttavia la formazione Oro Granata dovrà sfidare l'Open Job Metis Varese, un Open Job Metis Varese in totale emergenza. Probabile quindi che la vittoria Oro Granata, che sarebbe la terza consecutiva, metta definitivamente la parola fine alle ambizioni della squadra di coach Lucchi. Andiamo invece a vedere le possibilità, per esempio, di Napoli, Brindisi, Tortona e Venezia. Venezia, come detto, dipende semplicemente da una vittoria, anche Napoli. Infatti, solo la Germani Brescia delle squadre che, e l'Una Hotels Reggio Emilia delle squadre all'inseguimento hanno un scontro diretto favorevole nei confronti degli azzurri. Tuttavia, la Gevi è attesa sì dalla trasferta di Brindisi, che è stata rinviata a causa delle positività emerse in casa brindisina, ma ha anche l'opportunità di fare i 2 punti necessari contro la Fortitudo Chigiri Bologna sul parquet del Palabarbuto. Si giocherà il 16, importantissimo vincere, importantissimo anche perché viene recuperato Jason Rich, importantissimo perché poi significherebbe staccare di 4 punti senza essere più raggiungibili l'Una Hotels Reggio Emilia e poi la Germani Brescia. Andiamo a vedere le partite in campo nel weekend. Dolomiti Energia Trentino, Umana Reyer Venezia 81 a 94. Seconda vittoria consecutiva per gli Oro Granata che si rilanciano nella corsa Final Eight, ritrovando anche la miglior versione del capitano Michael Bramos. 20 punti per lui con 6 su 8 dalla linea dei 3 punti. Ai ragazzi di Lele Molin non basta invece un monumentale Williams da 25 punti e 12 rimbalzi. Andiamo invece sul parquet del Palaradi dove una Vanoli Cremona incredibile supera la Dinamo Sassari per 89 a 80. Maiuscolo, monumentale, splendido. 28 punti, 9 rimbalzi, 5 assist, 8 falli subiti, 10 su 12 dal campo, 5 su 7 liberi, 3 palle recuperate. Questo è il bottino non di un americano, bensì di Andrea Pecchia, in quello che il suo vero e proprio statement game, 48 di valutazione. E lui a schiantare una Sassari che ancora una volta lamenta l'assoluta impalpabilità di un Mekonguru che possiamo definire ectoplasma, e dice addio alle speranze di Final Eight. Bucchi, in conferenza stampa, ha dichiarato: abbiamo perso smalto rispetto alle buone prestazioni delle ultime partite.
Andiamo invece al forum di Assago, dove l'Armani Exchange Milano vince in rimonta per 72-60 sulla Bertrand Tortona, grazie ad uno scatenato Ben Ventile in doppia doppia, 18 punti e 10 rimbalzi, reagendo ad una partenza fantascientifica della Bertrand Tortona, riuscita ad arrivare quasi sul ventello di vantaggio. Si portano a casa 2 punti biancorossi non senza faticare, visto che gli ospiti, nonostante la rimonta, reggono comunque il confronto fino quasi alla fine, grazie a Chris Wright, 18 punti, e a JP Masiura, 16 punti. Tuttavia, la parola fine la scrive il Ciaccio Rodriguez con una tripla delle sue. Andiamo invece all'unico all'Arena di Bologna, che per questa stagione sarà sempre il parquet di casa dell'Una Hotels Reggio Emilia, che viene però superata dalla Virtus Segafredo Bologna 81 a 90. Anche qui una vittoria in rimonta, dopo un inizio horror della Virtus Segafredo, ma l'amaro in bocca, perché la Virtus, dopo già la perdita di Wims per Covid nelle ore immediatamente precedenti alla gara, deve registrare anche l'infortunio di Milos Teodosic. Sembrava una rottura del crociato, invece no, è un edema post-contusivo al ginocchio. Prognosi di 20 giorni e la svolta arriva nel terzo quarto, però, ed arriva da Alessandro Paiola, che prende in mano le redini della squadra con 8 punti consecutivi e riequilibra la gara. A Reggio Emilia non basta il solito Michael Hopkins. Migliore in campo Teodosic. Chiedo scusa. 18 punti e 9 assist per lui. Ma si è infortunato. Non è il primo scivolando su uno degli adesivi pubblicitari presenti sul parquet. E che tante lamentele hanno sollevato nei giocatori proprio per la loro scivolosità. Uno su tutti, Gigi D'Atome, che faceva notare come in Eurolega si fossero tolti quelli dalle lunette e si fosse ottenuto di avere degli adesivi fatti di materiale non scivoloso. Quando prenderà provvedimenti la Lega Basket? Quanti altri infortuni serviranno prima di cambiare i materiali degli adesivi? Attendiamo risposte. Andiamo invece al Paladozza, dove c'è stata la partita più emozionante di tutte e per fortuna degli spettatori non abbonati è quella che è andata in chiaro su Rai Sport. Vince alla fine la Fortitudo Bologna 101 a 94 su quel che resta dell'Open Job Metis Varese. Spettacolo ed emozione a Paladozza, in un'altalena continua nel risultato e nelle inerzie. Come detto, alla fine della spunta la Fortitudo, che lascia sola in coda un Open Job Metis Varese che definire molto rimaneggiata sarebbe riduttivo. Priva com'era di guardia e centro titolare, andati via senza guardarsi indietro, ed in cui esordiva Sim Sander Vane, in sostituzione di Jalen Jones, anche lui in fuga verso Bourg-en-Bresse a disputare l'Eurocup. A provarci tra i biancorossi e soprattutto la coppia Gentile, 28 punti per lui, Season High, e Bean, 25 per lui, capace anche di regalare un vantaggio di 2 possessi alla formazione di Vertemati nei momenti decisivi della partita. Ma la F delle rotazioni più lunghe ed un Benzing, 29, anche lui al massimo stagionale, illuminato. 2 punti che valgono platino per le Aquile. Andiamo invece in Eurolega perché per l'Olimpia Milano, chiusa la parentesi, il campionato, si riapre quella europea dopo tante gare rinviate. E il modo di cominciare è quello più duro di tutti perché si va al Palau Blaugrana in casa del Barça, il Barça di Mirotic, il Barça di Corey Higgins, il Barça anche di Dante Exum, che ha firmato un contratto di 3 mesi e attende alla fine di questi 3 mesi una chiamata per ritornare in NBA. I catalani sono però reduci da un passo falso inatteso nel derby catalano proprio con Manresa, che si imposta per 96-95 al Palau. Occhio quindi alla voglia di rivalsa della squadra di Saras Jasikevičius. Andiamo proprio oltreoceano perché l'NBA riaccoglie Klay Thompson, ma dobbiamo dare prima i risultati della notte. Brooklyn Nets, San Antonio Spurs 121-119, 28 punti per Kevin Durant. Lonnie Walker per i San Antonio Spurs è il migliore con 25. Los Angeles Clippers, Atlanta Hawks 106 a 93, 21 punti per Coffee, 19 per Trae Young. Orlando Magic, Washington Wizards 100 a 102. Le stoppate di Kuzma e Beal cancellano il tiro della vittoria di Orlando nella partita più emozionante della serata. 32 punti per i padroni di casa sono di Terrence Ross, mentre per i Wizards ci sono 27 punti e ben 22 rimbalzi di Kyle Kuzma. Toronto Raptors superano 105 a 101 i New Orleans Pelicans, 32 punti per Fred VanVleet, 29 più 10 rimbalzi, doppia doppia per Pascal Siakam.
per Pelicans ce ne sono 22 di Brandon Ingram e 20 più 17 rimbalzi di Jonas Valanciunas. Houston Rockets sconfitti invece in casa dai Minnesota Timberwolves 123 a 141. Non bastano quindi i 22 punti di Chris Wood perché i Wolves reagiscono con 40 punti di Karl-Anthony Towns e con 21 più 19 di Vanderbilt, oltre ai 22 punti e 10 assist di D'Angelo Russell. Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets 95 a 99, 14 punti per Lugansdort per i Thunder, mentre per i Denver Nuggets, come al solito, c'è The Joker, Nikola Jokic 22 punti, 18 rimbalzi. I Dallas Mavericks invece stoppano la corsa dei Chicago Bulls che si erano presi con una grande serie positiva la vetta ad est, vincono 113 a 99 con la tripla doppia da 22 punti, 14 rimbalzi e 14 di assist di Luka Magic Doncic. Per i Bulls ci sono invece 20 punti di Zach LaVine. Golden State Warriors riabbracciano, come detto, Klay Thompson e vincono 96-82 sui Cleveland Cavaliers. 28 punti per Steph Curry, mentre ce ne sono 17 proprio per il rientrante Klay Thompson. Per Cleveland invece 17 punti di Stevens. Portland Trail Blazers vincenti sui Sacramento Kings 103 a 88. 31 punti per Simmons, per gli ospiti ce ne sono 17 di Haliburton. Los Angeles Lakers invece sconfitti in casa dai Memphis Grizzlies, sorpresa di questo scorcio di stagione 119-127. Non bastano 35 punti di The King, di LeBron James. Rispondono i Grizzlies con 23 punti di Bane e 21 più 12 rimbalzi di Jackson. Andiamo a vedere le classifiche. Come detto, ad est comandano i Chicago Bulls, come non succedeva da tanto tempo. 26 vittorie, 11 sconfitte, 70,3% di percentuale di vittorie. Completano la zona playoff sicuri Brooklyn Nets, Miami Heat, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers e Cleveland Cavaliers. In zona play-in invece abbiamo Toronto Raptors, Charlotte Hornets, Washington Wizards e Boston Celtics, a pari merito con i New York Knicks che però per differenza canestri sono appena dietro e sono i primi fuori dalla post-season. Seguono poi Atlanta Hawks, Indiana Pacers, Detroit Pistons e Orlando Magic. Ad ovest invece comandano a pari merito Golden State Warriors e Phoenix Suns, con quelli della Baia avanti per scontro diretto. 30 vittorie e 9 sconfitte entrambe. Terzo posto, come sempre, Utah Jazz 28-12. In risalita i Memphis Grizzlies, quarto posto, 28 vittorie e 14 sconfitte. Save Dallas Mavericks, quinti, Denver Nuggets, sesti a chiudere la zona playoff sicuri. In zona play-in invece abbiamo Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs. Fuori dalla zona post-season invece ci sono Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder e Houston Rockets. Miglior striscia positiva in questo momento è proprio quella dei Memphis Grizzlies con 9 vinte di seguito, mentre Orlando Magic sono i peggiori non solo per il record vittorie sconfitte in NBA 7-34-17,1%, ma anche per la striscia negativa, non vincono da 9 partite. È tornato 941 giorni fa. Noi non sapevamo cosa fosse una mascherina, non sapevamo cosa volesse dire assembramento, dicevamo folla, casino o qualsiasi altra infezione da lettare. 941 giorni fa veramente sembra una vita fa, perché noi abbiamo vissuto così tanto che la nostra vita in meno tempo è cambiata diametralmente. Stiamo vivendo una vita molto diversa da quella che vivevamo, eppure 941 giorni fa era stata l'ultima partita, gara 6 delle Finals di Klay Thompson. 941 giorni che sono stati di calvario, sono stati 941 giorni in cui quando sembrava che potesse ritornare in campo, ha sentito un colpo secco al tendine. Si è girato per vedere se qualcuno gli avesse dato un pestone involontariamente. Invece la risposta più inquietante era il vuoto. Era un altro calvario da affrontare. Fino a ieri, fino a stanotte. Perché dopo 941 giorni, Klay Thompson è tornato. Si è annunciato con "That Nation, I'm Back", ispirato ovviamente allo statement del 23 più famoso della storia. Ma era uno statement molto diverso, perché era la differenza tra chi
decideva di ritornare al basket dopo aver scelto di lasciarlo per un periodo, e chi non avrebbe mai voluto mollare quel parquet, di chi ha versato lacrime durante questi quasi 3 anni. Klay Thompson è tornato, un po' come Gandalf che ritorna dopo essere stato tirato giù dal Balrog nelle miniere di Moria. Ritorna di bianco vestito, perché di bianco vestivano i Golden State Warriors ieri notte. Ritorna e segna 17 punti, alla faccia della smorfia, della cabala, che le feste sono finite. Ritorna e gioca 21 minuti, tanto per assicurare tutti sulla tenuta fisica. Ritorna e completa anche Steph Curry. Giocatore fenomenale, giocatore che ha cambiato il basket, ma giocatore nei cui occhi si vedeva la malinconia per l'assenza dell'altro Splash Brother. Bentornato, Klay Thompson. Ci sei mancato. Vi ringraziamo di averci seguito. Vi diamo appuntamento a mercoledì con la puntata di infrasettimanale con più spazio per le coppe europee. E come sempre, we'll see in the paint. Ciao a tutti.